organizzato questo importante incontro e a tutti voi presenti qua oggi. Comincio chiarendo che il transumanesimo non è un semplice effetto collaterale, ma è proprio il punto d'arrivo della convergenza delle tecnoscienze. Quindi stiamo parlando di biotecnologie, nanotecnologie, informatica e neuroscienze. È proprio il loro approdo. Ed è un'ideologia che ha origini lontane nel tempo. Pensiamo che il termine transumanesimo fu coniato negli anni 50 da Julian Huxley, colui il quale poi fondò l'UNESCO. E se ascoltiamo le sue parole, capiamo bene che fin dall'origine lo scopo, cito proprio le sue testuali parole, era un'organizzazione cosciente e sistematica del mondo e di ogni fenomeno. Questo cosa significa? Significa che da sempre questi transumanisti e eugenisti avevano lo scopo di non solo controllare l'intero vivente, ma proprio gestirlo per dirigere la sua evoluzione. Pensiamo anche a Bain, colui il quale coniò il termine ectogenesi, utero artificiale, che la definì come un'importante occasione di ingegneria sociale. Insomma, dobbiamo comprendere davvero che nei loro laboratori questi tecnoscienziati, tecnocrati, non giocavano semplicemente a fare Dio, ma nei loro laboratori si dotavano proprio di quelle conoscenze e di quegli strumenti per gestire l'intera evoluzione del vivente. E lo scopo ultimo è sempre l'essere umano, cioè fin dall'epoca della piccola Dolly volevano arrivare all'essere umano. E oggi più che mai questo è chiaro, sono oggi arrivati fin dentro i nostri corpi, quindi oggi più che mai dobbiamo comprendere che il terreno di battaglia sono proprio i nostri corpi, così come l'intero vivente, perché tutto deve essere guidato e gestito dalle tecnoscienze e grazie alla biologia sintetica tutto può essere anche riprogettato fin dal suo interno. Pensiamo a Craig Venter, a capo della Accelera Genomics, la parte privata per quanto riguarda la corsa alla decodifica del genoma umano, e lui fu ben chiaro ad affermare che lo scopo della lettura del genoma umano era poi la riscrittura del genoma umano, quindi riscriverlo attraverso le scienze. Non è un caso poi che dal progetto lettura nacque anche il progetto riscrittura del genoma umano. Quindi di fatto loro sono chiari, sono espliciti, soprattutto oggi, per quanto riguarda i loro scopi ultimi. Di fatto basta ascoltare davvero quello che esce dalle stanze di Davos per capire dove vogliono arrivare. Anche perché stiamo parlando di una determinata rete di potere che davvero è in grado di influenzare le agende mondiali, la direzione di interi paesi. Questo da sempre, fin da sempre. E quello che è importante capire è proprio anche l'idea di mondo, l'idea di essere vivente che è sottesa a questa rete di potere. Pensiamo anche ai famosi circoli della Fabian Society, all'interno dei quali sia progressisti di sinistra, sia reazionari di destra, conservatori di destra, erano insieme uniti in questi circoli della Fabian Society, uniti da questa stessa visione di mondo, con questa continua ossessione di voler controllare i popoli. Quindi abbiamo tutti quei programmi anche, perché poi sono delle visioni di mondo che poi diventano dei programmi anche sul potere umano, che davvero abbiamo dato dei progetti di controllo delle popolazioni, dei progetti legati al depopolamento, al controllo delle nascite, alla riproduzione artificiale dell'umano. Stiamo parlando di questi progetti, di queste leggi di potere, di fatto i padroni universali di oggi, così come anche tutta quella serie di associazioni filantropiche. Pensiamo anche alla Bill
è Melinda Gates, che ha inondato i soldi dell'OMS e quindi in grado di dirigere poi anche l'operato dell'OMS. Insomma, abbiamo anche da sempre, in questa visione transumanista e cibernetica, un'ossessione per la calcolabilità effettiva e totale di ogni fenomeno. Questo voler prevedere il corso degli eventi al fine di indirizzare gli eventi stessi. Ecco, in questa visione la libertà diventa un qualcosa di obsoleto. La libertà scompare, e scompare anche l'inaccessibile, scompare l'irriducibile, e quindi scompare di fatto ciò anche che contraddistingue l'essere umano, perché non siamo una mera somma di dati e non siamo qualcosa di imbrigliabile nel loro regno della quantità, siamo anche altro, e quest'altro di irriducibile non può essere appunto imbrigliato nella loro rete algoritmica di davvero dominio totale su anche i processi che rendono la vita possibile su questo pianeta, perché stiamo davvero arrivando a questo. Dagli anni 50, se vi ricordate, i famosi esperimenti di Skinner condotti sui topi e sui piccioni, questi esperimenti che erano legati a tutta quell'ingegneria al fine di arrivare poi a comprendere determinati processi per dirigere poi il comportamento umano, no? Quindi abbiamo questa ingegneria del comportamento per dirigere poi, andare a trasformare il comportamento, un'ingegneria sociale che oggi si va a fondere anche poi con gli sviluppi dell'intelligenza artificiale, al fine proprio di andare a indirizzare, a plasmare di fatto le dinamiche sociali, le condotte poi delle persone, in un qualcosa che può essere previsto, in un qualcosa che può essere plasmato, modificato, progettato, indirizzato. E, oggi siamo davanti proprio a un potere che vuole andare a riprogettare l'essere umano nel suo profondo. E in tutto questo capiamo che, come diceva prima anche Costantino, lo scopo non può essere solo il profitto. Ci troviamo davanti a Costantino lo scopo della finanza, ci troviamo davanti ai comparti di nanotecnologici, farmaceutici, che hanno un introito che supera il prodotto interno lordo di interi paesi. Quindi sicuramente il profitto è una componente, ma non si può tutto ridurre al profitto. Lo scopo è proprio trasportarci in questa grande trasformazione. L'ideologia transumanista di fatto considera i corpi come un qualcosa di disponibile, quindi questa indisponibilità originaria che devono avere i nostri corpi si perde, e se i corpi viventi non sono più indisponibili, diventano disponibili, mercificabili, ma oggi siamo ancora un passaggio oltre, noi non siamo più merce, siamo addirittura un qualcosa che si può predare, che si può manipolare, che si può ingegnerizzare, che si può sintetizzare. E il postumano del transumanesimo sarà un essere umano che verrà concepito appunto quasi come l'errore. Sarà un essere umano che inseguirà questo ideale di continua perfettibilità, in cui il corpo umano sarà un qualcosa da considerare come un limite, come un fastidio, come un qualcosa di non adatto, perché dobbiamo continuamente adattarci agli imperativi del mondo macchina, e quindi rincorreremo questo ideale di perfettibilità in questa continua e spasmodica autoimplementazione, auto-ottimizzazione, per un continuo superamento di limiti, e così prende forma anche e si concretizza quel paradigma cibernetico secondo il quale abbiamo sempre modificato l'ambiente attorno a noi, non resta altro che modificare noi stessi, i nostri corpi. L'ideologia transumanista non è un qualcosa di astratto, l'abbiamo visto oggi, l'abbiamo visto in questi interventi, è un qualcosa che c'è già, che è già presente, che si è già concretizzata.
La 5G è un fulcro, senza la 5G non sarà possibile la realizzazione della Smart City, non sarà possibile l'internet delle cose, l'internet dei corpi, è un passaggio epocale, dobbiamo dargli questa centralità. E appunto l'ideologia transumanista si sta concretizzando attraverso la Smart City, si è già concretizzata attraverso l'intelligenza artificiale, gli OGM di nuova generazione, che non vengono più definiti tali ma sono sempre OGM, nanomedicina, microchip sottopelle, terapie geniche, procreazione medicalmente assistita, insomma il transumanesimo è già qui, c'è già abbastanza per opporci con forza a questa disumanizzazione dell'essere umano. Mi soffermo sulla riproduzione artificiale dell'umano, sulla procreazione medicalmente assistita, perché rappresenta proprio uno dei cavalli di Troia del transumanesimo. Perché una volta aperta la strada alla riproduzione artificiale dell'umano, questa diventerà la nuova norma, il nuovo normale modo di venire al mondo. E in tutto questo l'eugenetica non è una deriva funesta, ma l'eugenetica rappresenta il motore da sempre di tutte le ricerche in campo genetico, così come anche il motore di tutti gli sviluppi nel campo della riproduzione artificiale dell'umano. Tecnocrati, transumanisti ed eugenisti hanno proprio bisogno di chiudere il cerchio della gestione delle nostre vite. Parlo di gestione perché non è appunto solo un controllo, ma è una gestione, è una modificazione e riprogettazione dell'intero vivente. E per chiudere il cerchio, nel quale insomma all'interno ci siamo noi, hanno bisogno proprio anche di appropriarsi della dimensione della procreazione artificializzandola. Hanno bisogno anche di cancellare fin dall'infanzia il sesso biologico per un'umanità neutra, non più sessuata. Quindi ci troviamo davanti a una cancellazione delle radici sessuate, a un corpo neutro, a una modifica genetica dei corpi, insomma, alla normalizzazione proprio della penetrazione all'interno dei nostri corpi delle tecnologie di ingegneria genetica, perché di fatto una volta che abbiamo aperto la porta all'accettazione di questi vasti cambiamenti e trasformazioni della biologia umana, che minano poi la definizione stessa anche di cosa significhi comunque essere umano, di fatto abbiamo aperto davvero la strada anche alla, no, alla fusione dell'essere umano con le tecnologie. La FDA ha autorizzato il primo dispositivo interfaccia cervello-computer per quanto riguarda le persone affette da paralisi. Non sto parlando di Neuralink, ma sto parlando di Synchron, la compagnia, la startup di punta in questo settore. Il suo dispositivo si chiama Stern Road ed è stato autorizzato perché insomma è stato ritenuto meno invasivo. E è il primo passaggio, è il primo sdoganamento. Ovviamente, come per quanto riguarda tutti gli ambiti più controversi dello sviluppo delle tecnoscienze e tutti quegli ambiti che riguardano i nostri corpi, il primo passaggio per creare l'accettazione sociale farà sicuramente leva sulla salute, sui diritti, e il primo passaggio sarà sempre grazie a alcune categorie di persone magari più svantaggiate e quant'altro, ma è un passaggio fondamentale perché rappresenta un punto di non ritorno, rappresenta una soglia che si sta superata. Ed è fondamentale capire questi passaggi perché sono delle soglie da cui è come se non si può davvero più tornare indietro, perché hanno interiorizzato nell'essere umano che quella possibilità lì è possibile, e oggi sappiamo più che mai che tutto ciò che tecnicamente è possibile diventa automaticamente eticamente lecito. Quindi verrà sdoganato un passaggio per alcune categorie di persone, per alcune eccezioni, in un processo di accettazione sociale per cui quel passaggio non verrà poi imposto, ma verrà desiderato come la nuova normalità, perché il nuovo passaggio non verrà poi imposto. Di oggi sicuramente avrà bisogno anche della repressione, perché insomma tutti abbiamo vissuto il periodo di pandemia dichiarata, c'è stata anche una repressione del dissenso, ci sarà sempre questa repressione.
ma dall'altro lato ci sarà anche un potere dolce che ha bisogno di creare un desiderio da parte delle persone per alcuni processi, perché proprio devono diventare la nuova normalità. Mi ricollego ad Asilomar negli anni 70, in cui appunto si sviluppò questo grande dibattito attorno alle biotecnologie, nello specifico le tecnologie per quanto riguarda il DNA ricombinante. Un gran dibattito, ma insomma, in soldoni, questo dibattito era attorno all'uso buono e all'uso negativo di alcune tecnologie di ingegneria genetica. Per quello che ci riguarda, di fronte agli sviluppi delle tecnoscienze, non si può parlare di uso positivo o di uso negativo, diremmo così per il nucleare? No. Per quanto riguarda questi sviluppi che possono intaccare la vita, l'essere umano, per come lo conosciamo, per come vogliamo preservarlo, non è possibile pensare che possa esistere un uso positivo. Sono in sé nocive, in sé portatrici di nocività, sono in sé rappresentano una nocività che diventa sistemica. E quindi non è possibile nessuna regolamentazione. Potremmo mai regolamentare la 5G? No, perché insomma anche se lo regolamento è qualcosa che investirà, ci investirà sempre 365 giorni l'anno, insomma capiamo bene con la 5G con il nucleare, e quindi sono tutte tecnologie per le quali la decisione va spostata a monte, una decisione etica, così come appunto non vorremmo regolamentare la 5G nucleare, non potremmo mai pensare di regolamentare lo sviluppo delle tecnoscienze, anche perché regolamentare vuol dire che ci sono, che la nocività è già immessa, bisogna solo regolamentarla, magari attraverso anche un'altra gestione consapevole. Dobbiamo limitare le soglie di contaminazione, quindi dobbiamo limitare la nostra, come dire, la nostra malattia, no? Il nostro può essere continuamente, no? Inquinati nel nostro interno, che è un inquinamento non solo sui nostri corpi, sui corpi degli animali, del pianeta, ma è appunto una trasformazione poi di cosa significa anche essere umano. Sono delle trasformazioni che vanno oltre appunto l'aspetto poi della salute, anche se è fondamentale denunciarlo, ma sono trasformazioni che mettono in gioco la salute. Quindi dobbiamo capire la posta in gioco. La posta in gioco è davvero l'umanità, e per quanto riguarda queste tecnologie, diciamo che sono già dei disastri annunciati. Cioè, come quando negli esperimenti nucleari, negli atolli, vedevano i disastri che stavano facendo. Quei disastri facevano già parte dell'esperimento stesso, quindi l'esperimento stesso è un esperimento che già include il disastro, e ormai l'esperimento si è espanso sul mondo intero, sui nostri corpi, il mondo intero è un laboratorio vivente, i nostri corpi sono diventati dei laboratori viventi. Quando gli scienziati, come anche Jennifer Doudna, che ha messo a punto il CRISPR-Cas9, fa questi sogni in cui dice: oddio, ho messo a punto una tecnologia che metterà a repentaglio l'umanità, però insomma il Nobel l'ha preso, e ora fa queste conferenze dove dice: attenzione, dobbiamo fermare il CRISPR-Cas9 perché possiamo produrre delle modifiche a livello genetico che potranno appunto poi passare di generazione in generazione. Gli scienziati già lo sapevano prima cosa stanno facendo. Sapevano già che stavano mettendo a punto un qualcosa che era in grado di andare a manipolare l'intero vivente, a intervenire sull'intero vivente. Quindi poi nei loro esperimenti, quando vedono queste sequenze di DNA che scompaiono, non sono effetti indesiderati, sono parte integrante di quegli sviluppi delle tecnoscienze, erano già effetti previsti, e forse volevano arrivare proprio lì, con i loro effetti e con i loro sviluppi. Per concludere, queste chimere transgeniche, queste nanobiotecnologie, è un qualcosa che non può tornare indietro dal laboratorio che l'ha prodotta, no? Fanno parte di questa visione di laboratorio, di paradigma di mondo, e sono processi irreversibili, quindi dobbiamo trattarli in questo modo, con appunto una critica che può essere solo radicale, alla radice proprio di questi sviluppi tecnoscientifici. Non possiamo pensare che siano un qualcosa di neutrale. Già Charbonnel et Lull negli anni 50, insomma, affermavano la direzione che potevano intraprendere questi sviluppi tecnoscientifici. Oggi più che mai tutto è chiaro ai nostri occhi, e dobbiamo comprendere che oggi la guerra è all'umanità, e dalla presa ai corpi arriviamo alla presa proprio anche dello spirito,
per il definitivo assedio dell'essere umano. E resistere oggi significa resistere al transumanesimo. Grazie.